questo mio. Io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Cosa avviene in quella cena? La cena del Signore che noi stiamo rivivendo. Gesù spezza il pane, Gesù si china sui piedi dei discepoli. Questi due gesti indicano la rottura di un confine. Con queste due azioni Gesù sposta in maniera indefinita quel limite, sino alla fine. Diventa la luce di ciò che Gesù compie senza fine, senza limite. Le mani di Gesù si aprono nel dividere il pane. Il volto di Gesù, che si abbassa verso i piedi dei discepoli, segnano uno sconfinare in larghezza e in altezza dell'amore di Dio. Ormai non ci sono più confini, ma ancora non basta. Dice: fate questo in memoria di me. E ancora: vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Ecco che l'amore di Dio si estende anche oltre il tempo, supera ogni dimensione e ogni confine, divenendo un evento attuale che raggiunge ogni uomo. Ecco il comandamento dell'amore, ecco l'Eucaristia, ecco la risurrezione di Gesù. Incoraggiati dalla figura di San Pio, l'uomo della croce e dell'Eucaristia, vogliamo ripetere quello che il Signore ci ha insegnato. Vogliamo accogliere l'acqua purificatrice della grazia di Dio, che non conosce confini nello spazio e nel tempo, perché Egli è il vivente, ieri, oggi e sempre. Amen.